Ciao a tutte e tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua con un must have del mio canale, visto che è un po' che non faccio un update, ho deciso di rigirarvelo. In più vi ho chiesto su Instagram, tra l'altro se ancora non mi seguite andate perché a volte appunto vi faccio queste domandine, vi mostro delle cosette interessanti e appunto vi ho chiesto quale video vi sarebbe piaciuto vedere di più. Il 60% mi ha risposto questo video qui. E quindi eccoci qua con il What's on My iPhone. Il mio è il 7 Plus, colorazione rose gold. L'ho voluta per una vita intera, finalmente l'ho presa perché sono leggermente ossessionata dal rosa. È da 256 giga. Io ci lavoro, ci faccio tantissime cose col telefono, quindi è logico che ho bisogno di questa memoria, ma è troppo anche per me. Vedrete che ho tante applicazioni proprio per questo e sono abbastanza felice di anche come le ho gestite. Gli scorsi telefoni ho sempre optato per un allestimento in cartelle. Questa volta ho pochissime cartelle, proprio quelle che devo trovare subito. Per il resto le applicazioni sono un po' sparse. Passo subito a farvi vedere cosa c'è nel mio telefono e noi ci vediamo alla fine del video. Godetevelo, mi raccomando. Allora, questo è il telefono. Scusatemi già da ora per le unghie perché ho una bellissima ricrescita, ma devo andare settimana prossima. Comunque iniziamo il blocco schermo e quasi tutti gli altri sfondi che vedrete. Li ho presi su WeHeartIt. In questo caso questo qui è una skyline di New York. Una volta sbloccato troviamo la schermata principale. Questa è la prima che contiene Safari, fotocamera, foto e messaggi che sono abbastanza default, quindi già preinstallate. Poi abbiamo calendario, note, che uso da morire ultimamente per prendere appunti, cose. Il meteo, qui la cartella non utile dove ho raggruppato tutte queste che sono sempre di default, quindi c'erano già all'inizio, però io non le utilizzo, quindi le ho messe lì. Poi abbiamo la cartella dei navigatori, diciamo questa schermata rispetto agli altri video non è che sia cambiata tantissimo. Qui ho mappe e Google Maps. Poi ho l'orologio che utilizzo maggiormente come sveglia, niente più. App Store, impostazioni e poi qui iniziano tutte le cose, diciamo, un po' più importanti, collegate alle carte, conti, eccetera. Quindi ho l'Automaticard, PayPal, PostPay e PostID. Qui ho l'area clienti 3 perché come gestore ho la 3 ma mi ci trovo malissimo. E poi Google che utilizzo al posto di Safari. Qua sotto ho messo queste 4 icone che sono quelle che utilizzo di più. Telefono, Instagram, se volete seguirmi vi faccio anche vedere. Se vi va di seguirmi il mio profilo è questo qui, ila0203, in cui posto tantissime foto, tantissime cose che faccio, quindi se siete interessati a me fa sempre stra piacere. È un'app dove praticamente passo la maggior parte del tempo, visto che seguo praticamente chiunque. Poi WhatsApp, in realtà non sono un tipo molto social sotto l'aspetto messaggistica, anzi lo odio praticamente, però è sempre utile per qualsiasi emergenza. E qui invece ho due applicazioni per la musica che se sto in metro senza musica o senza cuffiette io posso morire. TD Downloader, che è quella che utilizzo per scaricare tutte le canzoni, e musica, però questo qui è praticamente vuoto perché andrebbero sincronizzati, insomma, dal computer un casino. Poi passiamo alla seconda schermata. Qui in alto ho quattro cartelloni che contengono altre applicazioni e sono quelle che praticamente devo trovare in maniera un po' più rapida e quindi le ho messe nelle cartelle soltanto per quello ed è la cosa che è cambiata rispetto ai precedenti What's on My iPhone in cui le applicazioni le avevo tutte soltanto nelle cartelle. Quindi ho la cartella utile che praticamente è quella che apro più spesso perché mi servono anche per le cose di YouTube, di lavoro, eccetera. Ho My Mail, è strautile, vi posso assicurare con qualsiasi account mail che sia Liberhotmail, Gmail, tutto, potete collegarvi. Calcolatrice, contatti, FaceTime, Currency è per la valuta. E la cosa che mi piace di più è che è aggiornato rispetto alla valuta attuale, quindi è molto utile. Traduttore, questo qui è quello di Google. Dropbox, questo è strautile e molto spesso mi viene richiesto come faccio a passare i file dal computer al telefono e viceversa con questa. Poi spazio, libero mail, trova iPhone e PhotoVault che serve tipo se dovete non nascondere, però io ad esempio ci tengo un po' di ricordi, qualcosa così che non voglio che la gente guardi. Poi abbiamo la cartella Photo & Co. Nel corso degli anni
anni ho fatto davvero una super cernita perché ne avevo tantissime. Queste sono quelle che mi mantengo ancora ad oggi, quindi mi sono strapiaciute. Retrica in realtà non è che la utilizzo più di tanto. Tipic Visco Cam, che è quella che utilizzo più di tutti per editare le mie foto. Tra l'altro scrivetemi sotto nei commenti se volete un update di come modifico le foto, perché molto spesso mi viene richiesto. Over, Facetune, Makeup Plus, Maldive, Boomerang, Kira Kira Plus. Questo è l'applicazione strafamosa che tutti vogliono sapere per quanto riguarda l'effetto luccichio nei video o nelle foto. Eccolo qua. E poi la cosa bella è che potete anche, vedete, cambiare gli effetti. E vabbè, insomma, questo è il mio preferito. E quindi, insomma, ecco svelato l'arcano. Poi Bitmoji, Photo Mirror, Stories e Retouch. Raga, Retouch è a pagamento. Me l'ha fatto scoprire Miss Carla, che saluto e comando un mega bacione. E praticamente è una cosa troppo figa. Adesso questa me la devo far vedere. Tipo, vi faccio vedere questa foto che ho fatto a Piazza Cavour. Qui sotto abbiamo varie opzioni, tra cui rimozione oggetti. Voi ci cliccate e potete rimuovere completamente una cosa dalla foto. Ci stiamo rendendo conto? È una cosa fighissima. È una svolta, perché un sacco di volte faccio delle foto fighissime e poi dico: cacchio, ma guarda quel coso là dietro, oppure c'è una persona che spunta con questo al bacio. Poi abbiamo la cartella dei trasporti. Ho Roma Bus, Uber, Moovit, che è quella che utilizzo maggiormente perché è un po' più aggiornata. E queste due sono per la macchina My Angel e My Groupama, che sarebbe quella, insomma, dell'assicurazione. Vabbè. Poi cartella dei giochini, anche se in realtà non l'ho ancora aggiornata con i nuovi giochini che tra l'altro mi avete consigliato voi e che quindi adesso vi farò vedere. Questi sono quelli un po' più vecchi. Candy Crush, Subway Surf, Crossy Road, che raga lo dovete provare, è una cosa che vi manda in paranoia. Praticamente voi scegliete il vostro personaggino, in questo caso io ho un pulcino, e dovete fare così e non farvi acciaccare dalle macchine, superare gli ostacoli. È una figata, è una figata. Poi ho Dumb Ways to Die 2, Skyburger e La svolta del secolo. È uscito da pochissimo ed è l'applicazione di Animal Crossing. Io ero fissata sul Nintendo DS, quindi logicamente me la sono subito scaricata. Eccolo qua, vedete, Animal Crossing Pocket Camp. Praticamente dovete costruire il vostro campeggio, insomma, vabbè, adesso si sta aggiornando. E poi passiamo alle applicazioni, queste qui svariate. Allora abbiamo Netflix, che vabbè, conoscerete tutti, YouTube, YouTube Studio, Snapchat, Facebook, gestione delle pagine sempre di Facebook, e Messenger sempre di Facebook. Poi ho Musical.ly. Se volete seguirmi, seguitemi, ma ne ho caricato soltanto uno, ma vi è piaciuto. E questo è il mio account, ila.02.03. Se vi va, vediamo cosa riesco a fare. Poi ho Twitter, anche qui se vi va, seguitemi. Non sono molto attiva, cioè il social più attivo che ho naturalmente è Instagram, però sapete, se vi va, questo è il mio profilo. Sarà tutto così, se vi va, 19.05.13 Dream. Poi Repost, Weight Drop, quando mi ero operata, insomma, da poco, ci segniamo sempre la perdita di peso e quindi è rimasto così. We Heart It, Pinterest, e questo qui è Wallpapers, anche se è scritto tipo in cinese, non lo so. Shazam, Angolo Testi, Around Me, che è fighissimo. Dovunque siete potete trovare quello che vi serve intorno a voi. Big Day, Terremoto, purtroppo sono tipo fissata, e questo qui prende tutti quelli dell'Italia, anche le minime scosse. Poi Skyscanner, per cercare i voli un po' low cost. TripAdvisor, che penso conosciate tutti per le recensioni, per scoprire posti dove andare a mangiare. Subito.it, AliExpress, Wish, Depop, Amazon, eBay, Apple Store. Qui diciamo ho messo un po' tutti i negozi online. Ticket One, Ikea Store, Nonna Mobile, questo è strautile per tutti quei trucchettini della nonna. Peachmaker Lite, invece ci segno, insomma, quando mi viene il ciclo, ti dice quanti giorni mancano, ritardi eccetera. Genius Scan, Sinna, Easy Scene. Questi tre mi servono tutti per i documenti quando li devo rimandare firmati online, per email, PDF e tutte queste cose. Poi Astri di Paolo Fox, io sono fissata, quindi almeno una volta al giorno devo leggere. Poi l'applicazione del cinema, The Space, Mediaset On Demand, Dplay, MTV Next, questo dei canali che seguo di più e che voglio rivedere magari qualche episodio. Queste qui sono le due applicazioni che più mi richiedete, nel senso, sapete che io sono appassionatissima di film e serie TV, e questi due appunto fanno questo. Todo Movies vi permette di segnarvi
i film che volete vedere e che avete visto, quindi tutti quelli che volete vedere li segnate e poi una volta visti li spuntate, mentre TV Time è stra mega utile per non riguardare gli stessi episodi 2-3 volte, per capire a che punto siete di una certa serie TV. Tra l'altro è stra utile perché vi dice quelle con cui siete in pari, quindi che al momento sono finite ma ricominceranno, quelle finite del tutto, queste sono quelle che ancora non ho iniziato, queste invece quelle che non guardo da un po', e queste qui sono quelle insomma che si rinnovano più spesso nel periodo, quindi è stra utile, questa ve la super consiglio. Poi super guida TV e guida TV insomma abbastanza basiche. Poi abbiamo prossima schermata con Octoly, che è l'applicazione di cui vi parlo ogni tanto, che praticamente vi permette di scegliere delle cose tra quelle che vi mettono qui a disposizione. Voi avete 5 crediti, io come vedete al momento ne ho 2 perché gli altri li ho già sfruttati, e potete scegliere quello che vi va. Tantissime volte, come vedete, ci sono le cose della MAC, Mercy Andy, Clarence, queste qua, My Jolly Candle, e poi voi in cambio dovete soltanto mettere una recensione su Instagram o YouTube, quindi se avete un canale, una pagina di Instagram ve la consiglio. 21 Buttons, la mia applicazione stra preferita del secolo, chiunque l'ha inventata è un genio. Questo è il mio account, siamo quasi arrivati a 30.000, quindi vediamo se ci riusciamo. Mi chiamo Ila0203, tanto non vi sbagliate, io uso sempre gli stessi nomi. Qui è molto utile perché io ci vado a mettere tutte le foto dei miei outfit o delle cose che compro, ad esempio vi metto questo delle scarpe che vi ho fatto vedere in un video haul. Voi cliccate sul pallino, vi esce la cosa e potete andare direttamente a comprare cliccando qui, oppure la potete salvare, abbinare e condividere, quindi è stra utile anche questo. Ad esempio la giacca che vi ho fatto sempre vedere nel video haul dei saldi, il cappellino. Seguitemi, e se non avete l'applicazione scaricatela, vi lascio il link nell'info box. Non è una collaborazione, ve lo sto dicendo io di mia spontanea volontà, perché è un'applicazione che personalmente mi è molto utile, quindi spero possa esserlo anche per voi. Just Eat, per magna, dai è tutta, e pure McDonald's. Poi Zoo Plus vende tutte cose per gli animali e rispetto ai negozi ha dei prezzi super bassi, quindi anche qui, amanti degli animali, se avete tanti animali ve lo straconsiglio. Poi qui iniziano i negozi diciamo di make up: Kiko, Sephora, Beautylish, Makiyaya, su cui potete comprare soltanto online. Poi iniziano i negozi invece per quanto riguarda l'abbigliamento, quelli che utilizzo di più, quindi abbiamo Asos, Zara, H&M, Pull&Bear, Bershka, Mango, Stradivarius, Shein. Poi qui abbiamo Pandora, questa applicazione qua che è fighissima, si chiama Steps e vi dice quanti passi avete fatto durante la giornata, la distanza e le calorie bruciate, cioè è una figata pazzeschissima. Il mio nuovo negozio preferito per quanto riguarda i Funko Pop, merchandising delle serie TV eccetera, io li compro tutti qua visto che me lo avete richiesto in tanti, si chiama Amp. Ultima schermata, e come vedete è piena di giochini nuovi, abbiamo Mediaset Fun. Quando ad esempio c'era il GF aprivano le votazioni, adesso con l'isola aprono le votazioni, quindi ci voto praticamente queste cose. Stockard, Lala Lab per stampare le foto, se vi va nell'info box trovate il codice sconto per questa applicazione. Romwe, Kimoji, che raga è una figata epica, purtroppo, dico purtroppo, si paga, però è fighissima, potete mandare solo o tramite messaggio o tramite WhatsApp, quindi non si vedono se tipo le volete mettere in altri posti, però cioè ditemi quanto è figo avere tutte queste emoji delle Kardashian, potete mandarvele tramite mail. Poi ho Zalando, Kindle, perché io ho il Kindle proprio l'affarino e da qui a volte se me lo scordo posso continuare a leggere. E questi sono i nuovi giochetti. Sandbox, raga, è una droga pazzesca, praticamente ci sono queste immagini, ok, adesso esempio ve ne ho presa una, vedete sono tutte pixelate, in grandendola però escono fuori che sono tutti con numeretti, quindi cliccate qua sul colore e iniziate a colorare, cioè non potete capire quanto vi manda in paranoia questa cosa. Infatti io ne ho già completati questi qua, questi due li sto finendo, cioè guardate questo con tutte le casate di Hogwarts, cioè mi sento male. Fire Up, ve lo faccio vedere in live, non sono bravissima in questo gioco, ve lo dico subito, comunque dovete abbattere il
il bersaglio davanti a voi, se no morite. Se non lo fate in tempo, no, non ci riesco, vi spiaccicate, insomma. Poi abbiamo un altro dei miei preferiti, che è Bubble Witch. In praticamente 3 giorni ho fatto 95 livelli e vi ho detto tutto. E vi faccio vedere in cosa consiste molto velocemente. A parte la grafica, che è bellissima, vedete, ci sono tutte queste bolle e voi dovete farle scoppiare anche in maniera abbastanza strategica, ed è una cosa davvero fighissima. Questo anche mi piace tantissimo, 10-10 block, non so come si legga. Praticamente dovete comporre tutti questi blocchi, però non dovete mai arrivare al punto in cui non ci sono più incastri da fare, se no perdete. Poi questo qui si chiama Word Snack, dovete praticamente creare più parole possibili con quelle che vi danno, vedete, in questo caso così. Poi Laps Word 3 è tipo Super Mario, però con un folletto che salta ovunque. Fate così, tac tac tac, anche questo chiusoni proprio notturni. Poi questo è un altro uguale a Sandbox, però si chiama Pixel Art. Sto provando anche qui qual è migliore. Chili Snow, raga, non ci riesco a giocare, cioè non lo faccio apposta, ci ho provato ma non ci riesco, o forse sono strana io, ma praticamente non ho capito come si gioca. E poi stessa cosa per Dune, mi sembra un sacco carino, che poi fanno parte tutti della stessa compagnia, sto notando. L'unica cosa è che non riesco a capire, c'è stanno pure le istruzioni e questo è bello, ma io non ci riesco, vabbè. E anzi, se avete qualche giochetto da consigliarmi, come vi ho già chiesto anche su Instagram, senza internet, scrivetemi qua sotto. Comunque, queste erano tutte le applicazioni che ho nel mio telefono. Spero tanto di avervi fatto conoscere qualche applicazione nuova. Fate lo stesso voi con me qua sotto nei commenti, mi raccomando. Quindi queste erano tutte le applicazioni che ho sul mio telefono. Se avete qualcuna da consigliarmene nello specifico, io aspetto i vostri commentini qua sotto, come sempre. Vi mando ancora un immenso bacione e ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto!